Buongiorno, oggi faremo i ciambelloni, quelli alti e soffici. Vi do una dose molto particolare e vengono morbidissimi e durano anche 4-5 giorni senza essere coperti. Allora, la dose la leggo perché non me la ricordo a memoria. Sono 5 uova intere, 300 g di zucchero, 400 g di farina, 200 g d'olio di semi, 200 g di latte e una bustina di lievito tipo Bertolini. Allora, voi metterete tutto nel robottino e lo fate girare alla massima velocità per 5 minuti. Noi l'abbiamo messo qua perché ovviamente ne facciamo molto di più. Ho messo tutti gli ingredienti qua. Lo mandiamo alla massima velocità per 5 minuti. Oh, appena fatto questo impasto vi faccio vedere come si spianano. Ecco fatto, ora che sono passati 5 minuti. Togliamo dalla macchina. Questa è molto semplice, ma è la migliore dose in eccesso. Allora, poi con un mestolo si imburrano gli stampi, o se no, se li avete di carta è ancora meglio. Se no, li dovete imburrare bene e spolverarci un po' di farina. E poi con il mestolo lo riempite fino a 3/4. Questo come profumi ci potete mettere anche un po' di vaniglia e limone se volete. Poi lo potete fare con le mele, al cioccolato, come volete voi. Per farlo al cioccolato basta metterci un po' di cacao dopo che avete girato, così potete fare uno strato bianco e uno strato nero. Allora, questo lo facciamo con le mele. Fino a 3/4. Poi si tagliano le mele come la torta di mele che vi ho fatto vedere. Le mettiamo a giro. Tanto pure se non sono precise non fa niente, perché dopo crescendo il ciambellone le sposterebbe uguale. Il forno è a 160 gradi e questi si dovranno stare un'oretta dentro al forno. Poi dopo con lo stecchino sentite se sono pronti. Comunque il tempo è circa un'oretta. Ecco fatto, messo le mele, ci mettiamo un po' di zucchero a granella, e questo è quello con le mele. Poi ne facciamo uno semplice, no, questo è il cioccolato, facciamo questo piccolo. Poi se lo volete fare al cioccolato sopra ci potete mettere le scaglie di cioccolato. Ecco qua. Zucchero a granella e si inforna. Adesso appena escono dal forno vediamo come sono venuti. Ed ecco qua i ciambelloni appena usciti dal forno. Questo è quello alle mele, che adesso andremo a spolverare con un po' di zucchero a velo. Questo è quello piccolino semplice e quest'altro l'abbiamo fatto al cioccolato, completamente tutto al cioccolato. Questi sono morbidissimi e durano parecchio anche se non sono coperti. Adesso andiamo a spolverare con un po' di zucchero a velo. Ed ecco qua. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.
Mi raccomando, questi fateli che sono buonissimi, eh.